James Clerk Maxwell, chi era costui? Beh, secondo molti è stato il più grande scienziato del XIX secolo, ma a dispetto di questo la sua storia è tutto sommato molto poco conosciuta. Poco conosciuta sicuramente la sua storia personale e abbastanza poco conosciuta anche dagli addetti ai lavori la sua storia scientifica. Ecco perché oggi vogliamo proporre questo breve viaggio attraverso una selezione delle moltissime cose che Maxwell fece durante la sua carriera. Maxwell, che era nato il 13 giugno del 1831 a Edimburgo, in una famiglia benestante, e aveva passato la sua infanzia nella tenuta di campagna di Glenlair. Glenlair, che era la causa del doppio cognome Clerk Maxwell, perché una donna Maxwell aveva sposato un uomo Clerk, portando in dote questa importante proprietà, e da lì si era deciso di adottare il doppio cognome. Maxwell cresce a Glenlair come un ragazzino di campagna, adora arrampicarsi sugli alberi, adora osservare la natura e cercare di capire i meccanismi dietro ai fenomeni naturali. Quando ha circa 8 anni perde la madre a causa di un cancro allo stomaco, che lo anticipiamo sarà la stessa patologia che porterà prematuramente alla morte poi anche lui. E questo avvenimento crea un legame ancora più forte con il padre, che era un avvocato, con quella che potremmo definire la passione per la tecnologia. Dopo un inizio di scolarizzazione domestica abbastanza rocambolesco, Maxwell approda alla scuola a Edimburgo, dove subisce quello che oggi definiremmo bullismo. Veniva un po' messo da parte, ritenuto un goffo ragazzino di campagna, ma piano piano saprà farsi accettare, saprà farsi benvolere in virtù del suo carattere molto altruista. Fin da bambino e poi per tutta la vita Maxwell sarà una persona molto disponibile verso il prossimo, ad aiutare il prossimo. Quando è solo un adolescente, a circa 15 anni, arriva la prima pubblicazione scientifica. Maxwell si interessa alle proprietà geometriche di alcune curve ovali che riesce a studiare con una tecnica estremamente pragmatica. Prende due puntine, indicate nell'immagine con P1 e P2, le pianta su un foglio, lega l'estremo di una cordicella alla puntina P1, lega l'altro estremo della cordicella a una matita, fa un giro attorno alla seconda puntina e dopodiché, sulla base dei vincoli offerti da puntina e cordicella, traccia queste curve ovali, che avevano delle proprietà particolari e che nessuno prima di lui aveva studiato, ad eccezione di una persona, niente meno che Cartesio, che però le aveva sapute studiare con un approccio molto più complicato. Maxwell, con due puntine e una cordicella, ottiene appunto un approccio molto naturale allo studio di queste curve ovali. La cosa non passa inosservata, tant'è che, nonostante la giovanissima età, gli viene concesso di fare una pubblicazione scientifica ufficiale, vera e propria. Si immatricola a circa 16 anni all'Università di Edimburgo, ma poi decide di spostarsi a Cambridge, dove tendevano a confluire un po' tutti i giovani talenti dell'epoca. Svolge tutto il percorso di studi e poi, per potersi laureare a pieni voti, deve sostenere il famigerato esame TRIPOS, che era un esame estenuante che durava parecchi giorni, per diverse ore al giorno, in cui i candidati erano chiamati a risolvere a tappeto, diciamo così, una serie di quiz di stampo per lo più analitico-matematico. Maxwell non è tagliato per queste cose, è un po' pasticcione nel fare i calcoli, ha un modo di ragionare molto più geometrico che non analitico. Come dirà poi Stokes di lui molti anni dopo, Maxwell prima di tutto aveva bisogno di prefigurarsi un po' uno schema fisico dietro al problema, solo successivamente passava ad affrontare la matematica appunto del problema stesso. E quindi si allena, si prepara per questo esame, affronta l'esame e nella classifica finale il nostro eroe arriva secondo. Arriva secondo perché quell'anno a vincere, arrivare primo nella classifica dell'esame TRIPOS, è Edward Rauf, che sarà poi uno dei più grandi matematici dell'epoca e che rispetto a Maxwell in quel tipo di esame, diciamo così, giocava in casa, era molto più a suo agio. I due però poi partecipano entrambi all'assegnazione del premio Smith, che prevedeva sostanzialmente un altro esame analogo al TRIPOS, e questa volta arrivano primi a pari merito, a pari punteggio. Passa qualche tempo e Maxwell, cercando di riavvicinarsi al padre in Scozia, fa domanda per la cattedra di filosofia naturale ad Aberdeen. Filosofia naturale è quella che oggi definiremmo fisica. La cattedra gli viene concessa, ma purtroppo proprio quell'anno il padre muore. Durante il periodo ad Aberdeen Maxwell conosce sua moglie, Catherine Mary Dewar, che sarà poi sua compagna per tutta la vita. E si arriva così al 1860, un anno particolare, intanto perché Maxwell contrae il vaiolo
e arriva fino in punto di morte, ma poi riesce a scamparla, riesce a guarire. E non per colpa sua, ma quell'anno viene abolita la cattedra nel College di Aberdeen, e quindi lui si ritrova, per così dire, senza lavoro, ma fa domanda al King's College di Londra, la domanda viene accettata e quindi i coniugi Maxwell si spostano a Londra. Il periodo di Londra sarà un periodo estremamente favorevole dal punto di vista scientifico, ma sarà anche un periodo estremamente stressante, estremamente carico di impegni. La moglie di Maxwell inizierà ad avere alcuni problemi di salute e quindi, spinto da una parte dalla gran voglia di tornare a una vita più semplice, più naturale, tornare alla sua campagna di Glenlair, e forte anche tutto sommato della sua condizione economica, che gli permetteva di lavorare, diciamo così, più per diletto che non per vera necessità, Maxwell decide di rinunciare alla cattedra a Londra e tornare a Glenlair. È il 1865 ed è di nuovo un anno per certi versi sfortunato, perché non l'abbiamo ancora detto, ma Maxwell è una persona molto sportiva, ama tenersi in forma, ama correre, ama nuotare, ama cavalcare, cavalca praticamente tutti i giorni, ma in un giorno del 1865 cade da cavallo, sbatte la testa e si trova di nuovo in punto di morte. Ma riesce a superare anche questa, e forse anche in virtù di alcune sue caratteristiche. Maxwell ha uno spirito di fronte alle difficoltà, per certi versi di abnegazione, ma per certi versi anche di grande determinazione nel guardare sempre avanti, nel cercare di risolvere i problemi. E questo si riflette in altri aspetti del suo carattere. Maxwell tendenzialmente è una persona molto scherzosa, e ci offre lo spunto per parlare di questo questa cartolina riportata in questa diapositiva, che è indirizzata a un suo grande amico, niente meno che William Thomson, un altro dei giganti della scienza di quel periodo, colui che in età avanzata verrà nominato Lord Kelvin. In questa cartolina Maxwell si firma in modo curioso, si firma dP/dT, con una formuletta che indica la variazione della pressione rispetto alla temperatura. Perché questo? Perché in termodinamica questa quantità è pari al prodotto di tre grandezze che si indicavano con una certa notazione con le lettere J, C, M. Ma J, C, M sono le iniziali James Clerk Maxwell. E allora è così simpatico vedere questi giganti della scienza che tra di loro, come degli scolaretti, parlano in codice, si prendono in giro, in alcuni loro scritti traspare una grande ironia, una grande autoironia. E siamo intanto arrivati al 1871, anno che porta una serie di novità, perché in quell'anno il duca di Devonshire, che era un discendente di Henry Cavendish, decide di elargire un'importante somma di denaro all'Università di Cambridge, chiedendo che venga allestito un nuovo laboratorio di fisica sperimentale da intitolare proprio a Henry Cavendish. E sono in molti in quell'occasione a chiedere a gran voce che sia Maxwell il primo direttore scientifico del laboratorio Cavendish, che sarà poi un laboratorio importantissimo, che partorirà, per così dire, molti premi Nobel poi nel corso degli anni. Maxwell accetta e con l'occasione riceve dal duca di Devonshire una serie di casse piene di documenti risalenti a circa un secolo prima, appartenute a Henry Cavendish. Ora, Henry Cavendish era stato un grandissimo scienziato, ma anche un grandissimo misantropo, che aveva vissuto parte della sua vita da recluso e che aveva evitato di pubblicare una serie di sue scoperte scientifiche semplicemente registrandole appunto nei propri diari. Maxwell, quando si trova a leggere questi documenti, capisce di avere per le mani un tesoro. Perché? Perché circa 100 anni prima della sua epoca, dell'epoca di Maxwell, Cavendish aveva compiuto una serie di scoperte scientifiche, poi riscoperte nel corso degli anni da altri scienziati, e di cui però a tutti gli effetti era lui ad avere la priorità, la paternità prima. E allora negli ultimi anni della sua vita Maxwell si occupa di curare la pubblicazione di questi documenti, rendere così onore a Cavendish. Come abbiamo già detto, morirà prematuramente il 5 novembre del 1879 all'età di 48 anni a Cambridge. Iniziamo adesso un piccolo percorso attraverso alcune delle grandi scoperte scientifiche di Maxwell al di fuori dell'elettromagnetismo, che sarà poi, diciamo così, il suo pezzo forte. Una delle grandi passioni di Maxwell è l'ottica. L'ottica intesa come lo studio della visione umana e anche della visione più in generale animale. E in particolare è incuriosito dallo studio dei colori, da come si mescolano i colori, e per portare avanti degli studi di questo tipo realizza un esperimento particolarmente semplice ma efficace. Prende un disco che può essere fatto ruotare rapidamente e che può essere diviso in diversi settori colorati. In questo modo, quando viene fatto ruotare, la permanenza dei singoli colori dei vari settori nella retina dell'osservatore dà una sensazione, diciamo così, di sovrapposizione, di mescolanza dei colori, e permette appunto di realizzare qual è la sovrapposizione
emissione di questi raggi di luce colorati che arrivano all'occhio dell'osservatore. Uno dei primi esperimenti che realizza è quello di utilizzare un disco suddiviso in un settore giallo e in un settore blu, lo fa ruotare rapidamente aspettandosi di veder comparire un colore verde, così come quando un pittore mescola un pigmento giallo e un pigmento blu, quello che ottiene è un pigmento verde. E in realtà, inaspettatamente, si accorge di vedere un colore rosa. Allora, molto incuriosito da questo risultato inaspettato, compie una serie di approfondimenti e capisce così che quello che sta facendo lui è molto diverso da quello che fanno i pittori. Perché i pittori, quando mescolano due pigmenti, uno giallo e uno blu, hanno a disposizione due materiali che assorbono tutta la luce bianca del sole e riflettono, al netto di ciò che appunto assorbono, uno solo il colore giallo e l'altro solo il colore blu. Nel momento in cui i due pigmenti vengono mescolati, dei due pigmenti si mescola la capacità di assorbimento e quindi dal punto di vista dell'osservatore che vede la luce riflessa, questa è una sorta di mescolanza sottrattiva al netto appunto di ciò che i due colori mescolati insieme hanno saputo trattenere e poi riflettere. E si ottiene così, nel caso dei pigmenti, il colore verde. Nel caso di Maxwell invece abbiamo direttamente una mescolanza additiva dei due raggi di luce giallo e blu che si mescolano tra loro e arrivano all'occhio dell'osservatore. Grazie a questi studi Maxwell capisce che i colori primari dal punto di vista della luce non sono rosso, giallo e blu, come sostengono i pittori dal loro punto di vista, ma sono rosso, verde e blu, red, green and blue, RGB. I tre colori fondamentali, i tre colori primari che tutt'oggi usiamo nei monitor elettronici come base per realizzare poi tutta la serie dei colori, la tavolozza completa dei colori. Grazie a questi suoi studi nel 1860 Maxwell ottiene la medaglia Rumford e riesce anche a realizzare la prima fotografia a colori della storia, nonostante faccia uso di pellicole in bianco e nero. Come fa? Fotografa tre volte un nastro colorato, un nastro scozzese, anteponendo però rispetto alla pellicola dei filtri, una volta un filtro che lascia passare solo la luce rossa, una volta un filtro che lascia passare solo la luce verde e infine un filtro che lascia passare solo la luce blu. Dopodiché proietta le tre immagini sovrapposte facendole passare la prima attraverso una lente rossa, la seconda attraverso una lente verde e l'ultima attraverso una lente blu e così riesce a ricomporre l'immagine colorata di questo nastro scozzese che appunto era stato fotografato. Altra grande passione di Maxwell è lo studio dei corpi celesti, dell'astronomia, e nel 1857 Maxwell decide di partecipare all'assegnazione del premio Adams, che quell'anno aveva proposto ai candidati un quesito scientifico particolare, rimasto sostanzialmente irrisolto niente meno che dai tempi di Laplace, che aveva cercato appunto di risolvere questo quesito, ma aveva dovuto desistere a causa delle enormi difficoltà matematiche. Il quesito prevedeva di studiare la stabilità degli anelli di Saturno, cercando di capire da un punto di vista puramente teorico di cosa fossero composti e in particolare i candidati dovevano cimentarsi cercando di studiare la stabilità nel caso questi anelli fossero stati solidi, fluidi o composti da tante particelle separate. Maxwell, con una serie veramente incredibile, estenuante di calcoli, arriva a dimostrare che è poco verosimile che gli anelli siano solidi perché sarebbero stabili solo assumendo delle forme geometriche bizzarre, quindi appunto poco verosimili. Gli anelli non possono essere fluidi perché al loro interno si creerebbero dei moti ondosi che andrebbero a distruggerli e, seppur non in modo del tutto generale, riesce però a dimostrare che invece esistono delle condizioni di stabilità nel caso in cui gli anelli siano composti da tante particelle separate in equilibrio, diciamo così, gravitazionale, tutte insieme. Grazie a questo suo lavoro vince il premio Adams. Per la verità è anche l'unico a far domanda, ma è l'unico a far domanda perché è l'unico a riuscire a formulare una risposta soddisfacente e pubblica degli articoli su questo tema. È interessante poi notare che sostanzialmente le conoscenze circa la struttura degli anelli di Saturno restano quasi immutate fino ai giorni nostri, fino agli anni 80 del secolo scorso, quando le sonde Voyager mandano delle immagini ravvicinate degli anelli di Saturno e confermano finalmente la previsione teorica di Maxwell, secondo la quale gli anelli sono effettivamente composti da tante particelle separate tra loro.
Altra ulteriore questione che affronta Maxwell riguarda la termodinamica. Maxwell aveva letto gli articoli scientifici di un suo collega tedesco, Clausius, che si era interessato allo studio della velocità di diffusione dei gas. Ora, all'epoca non esisteva una teoria molecolare della materia come quella odierna, ma qualcuno, tra cui Clausius, immaginava che questi gas fossero composti da tante particelle e che queste particelle si muovessero in modo un po' caotico molto rapidamente, molto più rapidamente di quanto non fosse appunto la velocità con cui poi un gas si diffonde in un certo ambiente. E la cosa strideva un po'. Clausius aveva avuto l'intuizione giusta, aveva immaginato che la velocità così un po' sorprendentemente lenta di diffusione fosse dovuta agli urti tra queste particelle, che quando vanno a sbattere una contro l'altra hanno per così dire bisogno di ripartire e di riprendere da capo il loro cammino. Poi però non era riuscito a sviluppare i calcoli, non era riuscito a gestire questa miriade di particelle in moto caotico. E Maxwell invece ha una delle sue grandi intuizioni. Maxwell capisce che la soluzione risiede nella statistica. La statistica fino ad allora era già una scienza chiaramente studiata, sviluppata, ma non era mai stata applicata a un processo fisico, era sempre stata applicata solo a dei dati. Maxwell invece decide di assoggettare l'intero processo fisico alla statistica. Come fa? Stabilisce che in un dato punto passerà una certa molecola e questa molecola avrà una certa probabilità di avere una certa velocità. E in questo modo, con una serie di elaborazioni appunto di natura statistica, riesce a studiare questo agglomerato di molecole, questo gas, e fare una serie di previsioni teoriche che finalmente vanno d'accordo quasi completamente con le osservazioni sperimentali. Ho detto quasi completamente, perché? Perché in realtà ci sono ancora due problemi. Il primo l'abbiamo già accennato, curiosamente Maxwell ogni tanto è un po' pasticcione nel fare i calcoli, in alcune di queste sue pubblicazioni compie degli errori di calcolo anche un po' grossolani, che sono quelli che faranno poi dire al suo contemporaneo Kirchhoff, Maxwell è un genio. Su questo siamo tutti d'accordo, però è sempre meglio ricontrollare i suoi calcoli prima di prenderli per buoni. E l'altra questione invece è più radicale. Maxwell intuisce, lo scrive, che ci deve essere qualcosa di sbagliato alla base, che la teoria andrebbe rivista radicalmente dal suo punto di vista. C'è qualcosa che non quadra fin nelle assunzioni di partenza, ma non riesce a risolvere questo dilemma. Verrà risolto solo molti anni dopo e oggi sappiamo che quel qualcosa che mancava a Maxwell per sviluppare completamente la teoria cinetica dei gas era la meccanica quantistica, che arriverà solo parecchi anni dopo. Nel frattempo vale la pena di accennare, a proposito di termodinamica, che però Maxwell lavora non ufficialmente e a distanza, ma diciamo così in tandem con Boltzmann, nel senso che questi due personaggi per un certo periodo scrivono articoli partendo l'uno dai risultati dell'altro, aggiungendo un nuovo pezzo alla teoria e andando avanti così e facendo crescere quella che appunto oggi chiamiamo teoria cinetica dei gas. Ultima questione che affrontiamo prima di così instradarci nell'elettromagnetismo riguarda il contributo di Maxwell alla metrologia. Maxwell era entrato a far parte di un comitato per la standardizzazione delle unità di misura, standardizzazione che era fortemente voluta dal tessuto industriale del Regno Unito dell'epoca, che iniziava a fare un uso massiccio, diciamo così, degli strumenti elettrici ed elettromagnetici e quindi chiedeva di avere dei riferimenti, delle unità di misura a cui riferirsi. E il problema stava però proprio nel fatto che, non esistendo dei riferimenti già in precedenza di natura elettrica, Maxwell e colleghi devono partire da capo, da zero, e basare tutto su quelle che erano le misure tradizionali di stampo meccanico, quindi misure di lunghezza, di tempo e di massa. Ora, l'imbeccata arriva dal solito amico William Thomson. Cosa fanno Maxwell e colleghi? Prendono l'ago di una bussola, che in condizioni normali si allinea naturalmente in direzione nord-sud. Collocano attorno al lago di questa bussola una bobina di filo conduttore chiusa su se stessa e la pongono in rapidissima rotazione. Nel momento in cui ruota attraverso il campo magnetico terrestre, questa bobina vede l'induzione al proprio interno, vede nascere al proprio interno una corrente elettrica, e questa corrente elettrica crea un secondo campo magnetico, un campo magnetico secondario che si va localmente a sovrapporre al campo magnetico terrestre, determinando una deflessione della direzione indicata dall'ago della bussola. Con una serie di calcoli di natura geometrica, appunto basati sulla geometria della bobina, arrivano a dimostrare che la deflessione angolare indicata dall'ago della bussola è in qualche modo proporzionale alla resistenza elettrica della bobina. E così nasce il primo riferimento della storia di un'unità di misura elettrica. E arriviamo finalmente all'elettromagnetismo.
E lo facciamo con una frase celeberrima di Richard Feynman, che dirà di Maxwell che in un futuro lontano la scoperta da parte di Maxwell delle leggi dell'elettrodinamica verrà sicuramente ricordato come il più grande avvenimento del XIX secolo, con buona pace, diciamo così, di tutte le vicende umane e delle varie guerre di quel periodo. Che cosa fa Maxwell? Intanto è un grande ammiratore di Faraday. Faraday era stato un grande sperimentatore, ma aveva avuto una formazione da autodidatta che era rimasta poverissima sul piano teorico-matematico, e quindi aveva proposto una serie di idee, di modelli interpretativi dell'elettromagnetismo che avevano un sapore un po' metafisico, non molto per certi versi rigoroso. Però Maxwell intuisce che c'è un grande potenziale in queste proposte di Faraday. Cosa aveva proposto di fare Faraday? Aveva proposto una visione alternativa dell'elettromagnetismo rispetto a quella dominante dell'epoca, che veniva definita teoria dell'azione a distanza. Ora, secondo la teoria tradizionale dell'azione a distanza, se io vedo un fenomeno elettromagnetico qui davanti a me e so che c'è una certa sorgente a una certa distanza, imputo direttamente l'azione della sorgente come fosse una sorta di processo telepatico che dalla sorgente va direttamente al fenomeno che io sto osservando. Ad esempio, se davanti a me c'è un pezzo di ferro e a una certa distanza un magnete e questo pezzo di ferro si mette in movimento, io attribuisco una sorta di comando telepatico che dal magnete va al pezzo di ferro e gli dice di mettersi in moto, a prescindere da ciò che c'è nello spazio che li separa. Per ragioni filosofiche questa visione delle cose a distanza non piaceva a Faraday, che invece propone una interpretazione diversa. Immagina che da tutte le sorgenti elettromagnetiche, ad esempio il nostro magnete, partano dei tentacoli, delle cosiddette linee di forza che vanno a spasso per lo spazio, riempiono tutto lo spazio, ad esempio quello tra il magnete e il nostro pezzo di ferro, vanno a lambire gli oggetti con cui poi interagiranno, ad esempio appunto il nostro pezzo di ferro, e quindi per contatto, per contiguità, non a distanza, trasmettono l'azione che poi da vita al fenomeno che andiamo ad osservare. Ora, Maxwell, per legittimare matematicamente queste intuizioni di Faraday, cosa fa? Parte con un'analogia. Attribuisce alle linee di forza di Faraday le stesse proprietà geometriche che avrebbero le linee di flusso di un fluido incomprimibile che attraversa dei mezzi porosi. Sviluppa tutta la matematica, appunto per analogia con questo fluido, e arriva ad ottenere le stesse equazioni che altri avevano ottenuto nell'ambito della teoria dell'azione a distanza, e per la verità riesce anche a spiegare un po' meglio alcuni fenomeni. E allora così intuisce, diciamo, di essere sulla strada giusta. Non è soddisfatto, allora qualche tempo dopo torna sull'argomento. Non è soddisfatto dell'analogia geometrica, vuole fare di più, vuole proporre un modello interpretativo vero e proprio, e all'epoca un modello interpretativo significava un modello meccanico, una sorta di sistema di ingranaggi che permettesse di spiegare i fenomeni elettromagnetici. Non ha la pretesa di dire che quello sia il vero funzionamento dietro i fenomeni naturali, ma vuole cercare un modello che appunto sia sufficiente per interpretare i fenomeni elettromagnetici. Allora, da quale presupposto parte? Beh, lui dice, immaginiamo che tutto lo spazio, anche quello che apparentemente è vuoto, in realtà non sia vuoto, ma sia pieno di etere, e questo etere sia composto da tante cellette che in presenza di un campo magnetico si mettono in rotazione. Ora, per poter ruotare celle adiacenti senza interferire tra loro, hanno bisogno che venga frapposto qualcosa, quello che in meccanica sarebbe una ruota oziosa, un ingranaggio ozioso. E Maxwell colloca queste sferette, queste ruote oziose, tra le celle dell'etere e sostiene che queste sferette siano le particelle cariche, le particelle portatrici di elettricità, che in un materiale buon conduttore, oltre a mettere d'accordo la rotazione delle celle dell'etere, possono anche muoversi, possono traslare, in un materiale isolante restano ancorate alla cella a cui appartengono, cella che però è elastica e quindi può deformarsi, e nel momento in cui si deforma consente temporaneamente un piccolo spostamento di queste particelle cariche. Ma allora, nel momento in cui c'è questo spostamento, è come se ci fosse una corrente elettrica, e quindi nella proposta di Maxwell la corrente elettrica a questo punto può avvenire dappertutto, non solo nei materiali conduttori ma anche negli isolanti e persino nel vuoto. Con lo studio
di questo sistema di ingranaggi equivalente, Maxwell ottiene dei risultati estremamente interessanti, perché si accorge a questo punto che la velocità con cui si propagano i fenomeni elettromagnetici in questo sistema di ingranaggi non è una velocità qualsiasi, è la velocità della luce. Ed ecco che allora arriva la prima grande congettura di Maxwell, che dice: difficilmente possiamo evitare di pensare che la luce sia in qualche modo una perturbazione dello stesso mezzo in cui hanno sede i fenomeni elettrici e magnetici. Ma anche questa volta la soddisfazione di Maxwell dura poco. Dopo qualche tempo, andando contro le opinioni dell'amico William Thomson, che era rimasto fortemente ancorato all'idea del modello meccanico equivalente, Maxwell dice: beh, il mio è solo un possibile modello. Io non saprò mai qual è veramente il modello che sta dietro alle azioni di madre natura. Allora preferisco fare una cosa diversa, preferisco ripartire da capo e adottare un approccio, per così dire, agnostico, più pulito, più scevro di assunzioni di partenza, e lo fa ispirandosi alla meccanica analitica di Lagrange, che prevedeva sostanzialmente di descrivere solo l'energia del fenomeno che si va a studiare e poi sviluppare da lì tutta la matematica conseguente. Maxwell lo fa e curiosamente riesce ad ottenere le stesse equazioni che aveva ottenuto in precedenza, con questo stile più pulito, più privo, diciamo così, di assunzione preconcette. E questa volta però Maxwell fa di più, perché si accorge che tra le soluzioni delle sue equazioni c'è l'equazione delle onde, e quindi da un punto di vista teorico, senza che nessuno le abbia mai viste, le abbia mai immaginate prima, Maxwell capisce che potenzialmente esistono le onde elettromagnetiche. E questa volta allora la sua congettura si fa più forte, perché dice: l'accordo nei risultati è tale da poter pensare che la luce altro non sia in realtà che un'onda elettromagnetica. Tutte queste sue conoscenze confluiranno poi nel grande trattato del 1873, pubblicato per la prima volta nel 1873, con cui Maxwell cerca di dare una sorta di testamento scientifico, un'opera enciclopedica, in cui dice chiaramente di voler presentare tutte le conoscenze sull'elettromagnetismo, ma in particolare nella chiave giusta per interpretare Faraday, per legittimare quelle idee che avevano un sapore un po' metafisico proposte inizialmente da Faraday. Scriverà due volumi pieni zeppi di formule, tanto che arriverà ad esaurire completamente tutti i caratteri dell'alfabeto latino, dell'alfabeto greco e anche dell'alfabeto gotico per riuscire a scrivere tutte le sue formule, e metterà in ordine, per così dire, tutto l'elettromagnetismo o quasi. Perché? Perché in realtà la sua è una teoria ancora nascente, non ha ancora preso piede, specialmente nell'Europa continentale, e Maxwell muore prematuramente, abbiamo detto, a 48 anni. Allora ci saranno dei successori che prenderanno in mano l'opera di Maxwell, che crederanno nel potenziale di quest'opera e si renderanno conto di doverla portare a maturazione. Saranno i cosiddetti maxwelliani, e tra di loro ci sarà ad esempio chi riuscirà a dimostrare sperimentalmente l'esistenza delle onde elettromagnetiche, e ci sarà anche chi avrà modo di rivedere la teoria per cercare di ripulirla ulteriormente da quei residui un po' metafisici e proporla in un modo tale da essere poi accettata da tutti, da portare a quelle che oggi chiamiamo equazioni di Maxwell. E per fare questo dovranno anche un pochino discostarsi da alcune idee di Maxwell, tanto che uno di loro, Oliver Heaviside, arriverà a dire, scherzando: Maxwell era solo un mezzo maxwelliano, proprio come dire: noi maxwelliani abbiamo visto il potenziale nella sua teoria e l'abbiamo portata a piena maturazione, al costo però anche di allontanarci un po' da alcune delle sue idee. E concludiamo questo percorso con quella che può essere un po' pensata come una visione che Maxwell aveva di se stesso, in generale dell'umanità. Non l'abbiamo ancora detto, ma Maxwell amava così per diletto scrivere poesie e canzoncine, a volte dal tono umoristico, a volte farcite di doppi sensi scientifici. E questa in particolare che vi proponiamo è l'ultima, la cosiddetta ode paradossale, l'ultima poesia che Maxwell scrisse, in cui a un certo punto compare un verso particolarmente bello, perché ci dà appunto un po' la visione che probabilmente Maxwell aveva di sé. Questo verso dice: noi, ovvero tutto il lavoro che abbiamo compiuto, come dire, noi esseri umani che ci identifichiamo in qualche modo con le nostre opere, che sopravviviamo in un certo senso alla nostra morte tramite le nostre opere, che è ciò che rimane di noi, come onde nell'etere viaggeremo per sempre, in sfere in rapida espansione, attraverso paradisi al di là del sole. Questo era James Clerk Maxwell.